Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Entriamo nella terza domenica del tempo di Avvento. Tradizionalmente questa domenica è chiamata la domenica della gioia. La gioia del sapere che il Natale è vicino, la gioia di riconoscere un Dio che ci viene a cercare, un Dio che è in mezzo a noi, che desidera entrare nelle nostre vite. Oggi nel nostro cammino incontriamo un testimone, Giovanni Battista. La grandezza di Giovanni Battista è proprio quella di indicarci la presenza di Gesù, di aiutarci cioè a riconoscere che Dio è in mezzo a noi, a riconoscere che è Gesù, quella luce che illumina la nostra vita, quella luce che è capace di farci camminare anche nel buio delle prove della vita. È grande Giovanni Battista, perché non orienta su di sé, ma è capace di indicarci Gesù. Pensiamo allora in questa domenica a quelle tante persone che anche per noi sono state come Giovanni Battista, dei testimoni, delle persone, i nostri genitori, i nostri catechisti, i nostri sacerdoti, altre persone che abbiamo incontrato nel cammino che sono stati capaci di farci guardare a Gesù, di non fermarci a loro stessi, ma di aiutarci a guardare a Lui, a Gesù, la luce vera che illumina il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen. Signore, concedimi il coraggio e l'umiltà. Donami la consapevolezza che come tuo testimone posso partecipare a un grande progetto di vita a favore del mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Camminiamo incontro al Signore.